Allora, ragazzi, tanto per cominciare, welcome back, benvenuti. Questa è una live, mio malgrado, pomeridiana, però è ufficiale, avete visto? Non c'è il sole, mi sono bunkerato e trincerato nel mio ufficio stanza. Purtroppo, domani sera, che è venerdì, la classica live della Daughters of Ash, o comunque di quello che accade durante i venerdì di Sai qualcosa su una sottorima, non potrò esserci. Quindi, per non farla saltare, ho cercato di anticiparla come possibile. Detto ciò, tra la scorsa live e questa, io ho riflettuto su cosa fare e ho una bella lista di mie intenzioni, o almeno 5 o 6 punti. Non sono pochi, non sono pochi per niente, delle cose che ho intenzione di fare. E adesso ve le dico o tutte insieme o in ordine. Di accadimento. No, facciamole tutte insieme. Vi dico, così facciamo anche un po' di brainstorming. Mi raccomando, chi conosce la mod non mi dica nulla. Che sia giusto, sbagliato, sciocco, intelligente, partecipate alla cieca. E mi sta piacendo molto questa diretta, o meglio, questa live e queste dirette. Quello che posso dirvi sono le mie intenzioni. La prima è ovviamente, banalmente, riportare l'orb nella tomba da cui è stato rimosso. Poi verificare se i gargoyle sono scomparsi, quelli che abbiamo ucciso. Questa è una mia dimenticanza. Non ricordo se dopo le nostre morti respawnavano o meno. Se respawnano, rischia di non essere. Grazie, Coco. Rischia di non essere quella la chiave per farli tornare a Sands Fortress. Però vedremo. Voglio controllare se respawnano. Ci sono delle linee della descrizione dell'orb che mi fanno presumere possa avere utilizzi nascosti della serie portalo in certi posti e lui ti mostrerà immagini come la corona di Xentos, no? Perché ti dice lui ricorda delle cose, però immagino che la tomba sia la sua memoria più importante. Anche perché è proprio. Ma ecco, magari la tomba non è l'unico posto in cui può essere portato. Noi abbiamo. Vi ricordate le statue? Possono essere analizzate. Magari ci sono altri luoghi dove analizzando c'è scritto l'orb è stato rimosso da qui. Magari alcuni di essi sono altrove e non li abbiamo trovati. Grazie a tutti, grazie Simone, grazie King Matty, grazie a tutti, che pure i Beats, oh, Simone, grazie. E adoro i Beats, sono qualcosa che avendo animazioni che abbiamo fatto apposta mi piace un botto. Oltre a questo, ci sono altre cose che voglio fare. Verificare se effettivamente, questa è una cosa che sono abbastanza sicuro possa essere giusta, perché sapete, il nostro demone capra è scappato verso l'alto, non può raggiungere Anor Londo, ok? Né tantomeno presumo che in alto intenda la chiesa del borgo, quindi magari è a Sands Fortress, da qualche parte, in qualcuna delle arene, magari dove sta il titano, insomma, il gigante, eccetera. Oltre a questo, voglio farmi un'arma elementale. Ovviamente la danno contundente, questo ci permetterà di affrontare nemici estremamente resistenti al taglio e con la katana è molto molto utile. Contemporaneamente al verificare l'utilità della bambola, devo rileggere la descrizione perché mi è sembrata legata alle fogne. Ora, visto che mancava il Gaping Dragon e che magari ha divorato, in questo caso come Bloodborne, una bambina o cose del genere, potrebbe essere legato a quello. Queste sono tutte le cose che mi vengono in mente, ce n'erano forse un'altra o un altro paio, ma lo scopriamo in blind, perché a fare la lista della spesa magari qualcosa mi sono dimenticato. Ora, siamo usciti da. Ah, che bello essere tornati qui, che bella sensazione. Allora, facciamo una cosa, per prima cosa leggiamo la bambola, perché potrei avere. Ah, ecco! La chiave. Open cells built by the Wail of Wight. Allora, ci sono le chiese. Io devo andare ai manicomi. Manicomi, scusate, non è un manicomio quello a nord. All'asylum, anche se purtroppo la traduzione è un po' quella. All'asilo del nord e a tutte le chiese. Quali chiese conosciamo con delle porte chiuse? Quali chiese conosciamo? Solo quella del borgo. Che c'è la porta dove stava lo track. Potrebbe essere stata costruita dalla Way of White? Presumo di sì. Way of White, chiesa, culto. Cioè, diciamo che non esiste il culto monoteista, no? Quindi potrebbe essere altro. Però il fatto è questo. In Dark Souls originale,
anche se è Lordran, il borgo era un qualcosa di legato a Berenic. Ah, a Baldr. Cavolo, devo ripassare. Co no, all'Asylum è sicuro che si apre la chiave. Quella del borgo con Lautrec è semplicemente un mio non voler dimenticare dei luoghi chiusi che devo verificare. Detto questo, infatti la chiesa della Mod è legata anche a Lloyd. Quindi Way of White, no? Allora, dicevamo, bambola. Sì, no, è il gaping. È il gaping, ragazzi. Comunque, allora, abbiamo 19.000 anime. Ok, togliamoci questo, mettiamoci... Niente. Mettiamoci niente. E proseguiamo. Ah, vediamo un po' se per caso... No, credo che l'effetto sia lo stesso. Queste sono le mie intenzioni. Insieme al finalmente cambiare lo scudo. Yes. Perfetto. Che... Marta, ma... La mia compagnia possa essere d'aiuto è una delle cose più importanti che possiate dirmi. Grazie e grazie per il dono, Milady. Allora, io avrei gradito molto poter... Non possiamo. Zero poise. Zero poise. Vediamo se possiamo. Già. È un pochino, un po' eccentrico così. Ok, allora. Abbiamo bene o male chiare le mie intenzioni? Grazie ancora a tutti. Dovrei rifare la lista, ringraziarvi veramente di cuore perché siete stati speciali adesso. Mi avete fatto un sacco di doni. Vediamo se riesco a darvi soddisfazione. Quello che vorrei fare ora è scappare di qui. Non so se il modder ci ha nascosto qualche sorpresa. Esatto, sto facendo la live perché adesso, perché domani purtroppo non posso. Fortuna che conosco questa ambientazione e non mi perdo troppo. Ok. Ah, invece no, mi sono sbagliato. Mi sembrava troppo comoda la strada, mi sembrava troppo corta. Ecco qua. Stamina. Però l'abbiamo aggrato. Nice. Esatto. Perfetto. Ok. Oh, eccoci qua. Qui volevo arrivare. Molto bene. È incredibile, incredibile. Essere costretti a fare la strada a ritroso. Nella tomba dei giganti è un obbligo che ammetto di apprezzare tantissimo. Veramente tantissimo. Scusate la mia necessaria concentrazione, ma per ora
Preferisco non mandare tutto alle ortiche. Purtroppo, mio malgrado, per quanto ormai il Vlog 3.0 e tutto ciò che comporta, ossia finalmente la mia presenza molto molto più attiva nel mondo videoludico e nel mercato attuale, dandovi un po' informazioni, approfondimenti e mie opinioni sul pezzo, finalmente, sono ancora in work in progress. Quindi purtroppo non ho seguito la vicenda di Rage 2. Mi dispiace moltissimo non potervi dare insight su questo. Allora. Ok, ora il problema è che ci troviamo, ed è buio pesto ragazzi, non siete voi, non è YouTube. Ecco, ci troviamo qui, con i nostri amici, pericolosissimi. Che però sembrano essere rimaste un po' confuse. Siamo una creatura di fede qui, non possiamo permetterci. Hidden Body. Il bitrate è al massimo possibile di Twitch. È anche una grande soddisfazione, ma è, nonostante questo, un suo limite. Interessante, c'è una lucertola. E io ho un estremo bisogno di materiali. Solo che non so quante. Ecco, là ce n'è una, vedete? Sono due. Ok, una l'abbiamo attirata. In effetti potremmo utilizzare l'arco. Siamo una entità molto dex, no? Vedete? Con un po' di partita safe non è assolutamente rischioso affrontarle, perché abbiamo un'arma potente. Inoltre ho rimosso l'anello della morte. Ok. Perfetto. Vorrei evitare la necessità di far respawnare la bimba. Però possiamo farlo perché basta un quick exit. Non voglio fare la sciocchezza di. Ci ha visto. Ok, non preoccupiamoci, lasciamola scomparire. Vediamo se il nostro necromante. Non ci sono altre. Wow, il modder. Il modder ha reso molto. Stavo dicendo, ha reso molto onesta questa parte della mappa. Ci sono molte meno bone wheels. Molte meno bone wheels. Adoro i Souls per questo. Detto ciò, possiamo fare i super gnorri. Non dovremmo avere il bone rust, onestamente. Lo sapevo che non ce lo permetteva. Dai, su! Ok. Niente male. Ok. Non credo. Non abbiamo il bone. Ma il bone rust è strano. Dovrebbe curarsi appena ci sediamo un falò. Forse non ci siamo seduti a un. No, ci siamo seduti a un falò. Il bone rust si cura sedendosi al falò. Lo abbiamo letto, giusto? La sua natura è quella di scomparire dinanzi al calore di un falò. Ah, ve l'hanno forse ridato gli scheletri, è vero. Può essere. Giusto. Una cosa che voglio evidenziarvi, se posso. Sbaglio è estremamente
Bello vivere una life così. Ecco, io qui mi sento. In questi momenti, per quanto io abbia parecchi impegni, e questo anticipo per me è una cosa comunque importante da darvi, mi sento terribilmente tanto me stesso, libero da ogni pensiero che non sia stare con voi, giocare con voi, ma contemporaneamente affrontare qualcosa di nuovo. Di nuovo nel conosciuto, ed è una delle rappresentazioni più romantiche di un'esperienza in diretta. Allora. Ah, quindi respawnano. Non sono. Non è ucciderli la chiave per. Ok. Fregati. Allora, sì. Sì. Oh, guarda, Tanokami, ho fatto una lista dei miei 7 o 6 obiettivi in questa live. Ci ho riflettuto con tutto il cuore e ho un sacco di idee. Quindi ci sono parecchie cose che voglio fare. Prima però, creiamoci un checkpoint. E per crearsi un checkpoint dobbiamo ricordarci dove fosse un falò qui. Un falò qui. Oh cavolo, dov'era il falò qui? Il falò qui. Mi ricordate dov'era il falò qui? Per favore. Nel muro? Qui? Ok. Sì, ho detto a tutti le varie mie idee. Ok, perfetto. Sediamoci. E ora cominciamo a fare i miei piani. Il primo passo era proprio mettere. Ah, chissà se esistono altre cripte come avevo supposto. Orb replaced. The pale winged servants can resume their duties at Sands Forge. Erano qui per recuperarlo. Wow, abbiamo appena sbloccato Anor Londo. Ok. Secondo passo. Il drop. Ok. No, dopo. Potrebbe, in effetti, se il suo scopo è così importante, potrebbe essere l'unica tomba così, avete ragione. Sarebbe stato bello se avessero avuto un'animazione. O magari se ti portassero fuori dalle catacombe con un cerchio diverso, no? È un'idea molto da gioco di ruolo old school, molto poco Souls, ovviamente, attivare quel genere di. Allora, di meccanismo tramite quel passaggio. Comunque, eccoci qua. Va bene. Torniamo a casa. Grazie, Silomega. Con un po' di pazienza, in realtà, e riflessione e carattere, ovviamente, si può ottenere questo e molto altro. Allora,
Grazie del dono. E... No, c'era un'altra scala ovviamente su. Allora, abbiamo fatto due cose, ma ne servono altre. Le mie reali priorità sono più complesse. Posso? Grazie. Perfetto. Ah no, non devo andare via di qui. Anzi, ho persino sbagliato a utilizzare il teletrasporto. Non posso esimermi dal fare le cose nell'ordine più logico per quello che conosco della mappa. Quindi, vieni qui. Allora, dobbiamo sviluppare un'arma che ci permetta... di combattere contro creature come... chiamiamoli i figli di Sen. Arma elementale. Quale è abbastanza intuibile. Dobbiamo andare sul semplice, ragazzi. Un'arma contundente spesso ha bisogno di forza. E noi non abbiamo molta forza. Quindi penso che abbiate già in mente la risposta, vero? Sì, che ce l'avete. Le armi di quell'aga tutto sono meno che contundenti, ragazzi. Allora, esatto. Esatto, ragazzoni. Giulia, grazie. Quante ladies oggi? Somewheres. Reinforce weapon. Reinforced club. 1, 2, 3. Ok, fire! Perfetto. Ok. You'll spoil my focus. Sempre bello rendere di fuoco un'arma di legno. Allora, ci siamo.
triste. Cos'è? È fatta. Adesso abbiamo un po' di cose da fare, oltre a renderci perfettamente conto di quanto è stato incredibilmente interessante avere così tante risorse al punto da poterle buttare. Tutto secondo il copione, ragazzi. Le pergamene del Mar Morto e l'Istituto Marduk sono soddisfatti. Io con i menu dei Souls ho sempre avuto un rapporto molto difficile. Non trovate? Potevi fare le dual accetti elementali, questo è vero, però in una mod che ha cose così speciali, avere fuoco e caos mi intrigava molto poco. Abbiamo in realtà dimostrato di aver ottenuto tantissime risorse nella mia partita, ed è una cosa molto figa, onestamente, cioè sorprendente. Ho potuto buttare una quantità di risorse ridicola. Senza conseguenze. Niente male. Oh beh. Oh beh. L'amore è bello se non è litigarello. È un'ottima forma di sintesi di quello che è successo. Tuttavia. Tuttavia. Ora il mio piano. Che spettacolo. È ancora in buon alto mare. Mi sembrava una cosa strana, tipo una runa. Invece nulla, ok. Ok. Allora. Ok. Perfetto. No. 60 anime. Petrus, amico del popolo. Me, I've scoured near. Where could she have gone, my lady? Stupido, maledetto, ipocrita. Io e te poi dobbiamo parlare, eh? Io e te poi dobbiamo parlare. Allora. Certo, potremmo dar da mangiare al nostro caro Ciccio Bomba. Parecchie risorse per... Che spavento. Parecchie risorse
per recuperarne parte di quelle verdi, ma non lo faremo. Ora noi ci facciamo un giro. Il primo sarà alla chiesa, perché ho sempre timore che la povera Rea faccia la finaccia. Ovviamente questo è improbabile capiti, in quanto dovremmo uccidere un boss, ma hey, io ho anche bisogno di anime, quindi... A proposito, Rea sarà dove penso che sia? Oh no. Oh cavolo, giusto. Io non posso sapere dove è Rea. È vero. È vero. Ehi, questo è un problema. Questo è un problemone. Allora, credo proprio che non può essere poi così lontana. Semplicemente in questa disposizione di NPC e di nemici sarebbe effettivamente sciocco trovarla nella chiesa, perché sarebbe circondata. Cerchiamola dove stava il nostro obiettivo chiave del peccato. Allora, sì, esatto, sto pensando ai vari altari. È mia intenzione farci un bel giro. Qui è tutto molto pericoloso. Sì, sì. Allora, sta fortuna nella run normali mai, eh? Salve. Allora, ti è piaciuto sto tuo contrattacco? Andiamo a vedere se per caso Rea... Ma Rea... Non può... Allora, il fatto è questo. Miyazaki ha messo Rea all'interno della chiesa perché lei aveva un percorso sano una volta superate le catacombe, no? Si può presumere, utilizzando un osso del ritorno o qualcosa del genere, visto che non voleva abbandonare Nico and Company, lei può apparire a Fire Ring Shrine e raggiungere il luogo senza nemici. Ma, salvo che non sia qua sopra, qui non c'è niente a cui pregare, infatti. L'altare del sole è una buona idea. Rea, però, non è legata all'altare del sole, capite? Cioè, è più probabile che lei sia partecipe a un legame con ciò che rappresenta la Via Bianca. Quindi il vincolo del fuoco, Fire Ring Shrine. Potrebbe essere tornata a Fire Ring Shrine da qualche parte, capite? Insomma, bisogna pensare... Io non penso che questo modder abbia cambiato la logica dietro i personaggi, ecco. Allora, e giustamente chi mi dice che in questa mod quello sia l'altare del sole? Ah! Ok! Questo è estremamente tanto Irina. Hello. I am deeply for it was not with you. I cannot, in case you have not, I only wish for time and experience, and if that could be of any... What a miracle. I would be mo... May we discuss... Costa poco, Wrath of the Gods. Grazie, Adar. Perfetto, questo era il mio obiettivo. Come lo era questo? Ok. Ok. Enter Covenant. Anche lei è quella della Via Bianca, certo. Vince e Nico were fooled by a lout named Patches and turned into hollows. My prayers did them no good. It is my ignorance, my frailty that has sealed their fates. Perhaps Patches...
and thus made I can hardly. Tutti i non morti sono umani, ma Rea è assolutamente una non morta. Vince and Nico were mocked and thus I can. No, questa è sicuramente la via bianca. E anche aperto l'achievement. Ok, e... be safe. Verionox. Verionox. Io, in tutta vil franchezza... qui non stiamo facendo una run roleplay. Io credo che la sua storia sia finita. Tutti all'Ordran sono non morti. Il suo scopo principale è il chierico, è la missione dei chierici non morti. Però io penso che la ucciderò. Che si apra o non si apra questa porta, le sette umanità mi sarebbero molto utili se droppa la stessa cosa. Quasi inaspettato. Interessante. La via bianca ha rinchiuso. Beh, il fatto è questo, che la quest nel gioco è finita. Quindi. Maschera vestita dai perdonatori, insomma, dai partners serving the Cadegos. Ok, niente di particolare. Niente di particolare. Però... in effetti non sarebbe male. Esatto, mi piace moltissimo vestirlo così. Certo, in realtà è un pochino dominatrix, però hey, alla fine rispetto a lui... ah no. Ugh. Oh well. Ugh. Torniamo come prima, va? Ok. Rea, potrebbe esserci un universo nel New Game Plus per riparlare con te. Guarda, gli unici miracoli che mi possono essere utili sono quelli che contengono... che vengono contenuti nel tuo corpo. La tua umanità, m'lady. La tua umanità. Then be safe. Farewell, Verionox. Strano, nessuna... Non avevo la mano oscura per assorbirla. Cosa hai fatto, Mother? Why? Such a lust for modifications. Vabbè, ce la siamo presa nel segno oscuro. Ok, opla. Abbiamo comunque ottenuto due umanità da donare a quell'An.
Già, ci sarebbero altri Souls da scoprire in futuro nello spirito dei Soulsman. Tempo al tempo. Non si scappa. Beh, questa è stata inaspettata. Grazie. Sei diventato il tuo peggior nemico. Sei diventato Petrus. Questo è vero. Sono diventato abbastanza Petrus. Uccidere Rea è una delle cose più utili da fare in un Dark Souls, ma a quanto pare in questa mod lui lo sapeva. Lui lo sapeva. Allora, perfetto. Ok, abbiamo ancora un po' di cose da fare nella mia playlist mentale. O meglio, to-do list mentale. E il percorso giusto è dopo, non è qui. State calmi, che qua bisogna aprire una cella veramente importante. Sono molto curioso. Ora, la mia curiosità prioritaria è proprio questa. Come si può gestire un NPC che non esiste? È anche il motivo per il quale non penso che gli altri personaggi abbiano quest più lunghe, magari diverse, modificate, ma più lunghe, senza aggiungere dialoghi, magari a schermo si potrebbe fare, sì, avrebbe potuto, ma ora come ora. It's locked. Questa non è una cella della Vea Bianca, siamo... ma sei sicuro? Ma come? Cavolo. Questa non è una cella della Via Bianca. Ah beh, questo sì che è stato anticlimatico. Cavolo. Oh beh, il mio cuore adesso è in briciole. In briciole, vi dico. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo nemmeno io. Però abbiamo diversi altri percorsi nel mio piano mentale. Ed è il principale proprio la piccola bambola che abbiamo trovato. Ne abbiamo parlato all'introduzione. Senza ripeterci, let's go. Abbiamo parecchi mondi interconnessi da esplorare. Se lo so, sono stupido come una pera. Mi dispiace. Oh, hello, I was waiting to tell you. And he tell... Well, he's just over there. È inutile, ragazzo, è inutile. Oh, hello, I put that one. Posso fare ben poco, quindi... Allora. Il falò è spento, che ci devo fare? Cioè... possiamo andare qui. Ci voglio pensare, le armi runiche sono un meccanismo che non conosco. Quindi piuttosto che bruciarmi un'arma potenziale, magari ci posso pensare quando il personaggio sarà più forte. Vediamo se riusciamo a fare siete sorprendentemente forti, ma boys. Non mi aspettavo questi danni. Ah. Respawna? E quanto offre? Seri?
No. È un errore. Cioè, è un bug. Ah, lì non c'è il falò. No, no, 7002 non sono base, eh. Io ho tipo il 70 o 80% in più di anime a botta. Sono abbastanza stronzetto. Però non è respawnato. Faremo dei test, ragazzi, perché l'abbiamo ucciso insieme, me lo ricordo. L'abbiamo ucciso insieme. Forse perché l'aveva ucciso Soler, dite. Ci posso credere. Ci posso credere, sì. Ok. Non c'è il Gaping Dragon. La bambola parla chiaramente del fatto che questi hanno disturbato qualcosa qui e non era felice. Lancia del sole no, boy. Ah! No! Ma come? Ok. Questo mirino meraviglioso. Però! Volete fottere i veterani? Not today. Perfetto. Non lo sto vedendo, Game of Thrones. È soltanto una citazione così estemporanea. Allora. Siamo pronti? Può non funzionare, quindi non mi baffo alla cieca. Vediamo un po'. Ah! Quindi i boss si possono sbloccare con gli oggetti chiave. Bellissima, per quanto spaventosa. Allora, cominciamo con questo. Ehi là, salve piccino. Come ti senti?
Aia, oh, duro. Duro. Molto duro. Du-du-dum. Bane of Lordran. Piaga? Piaga di Lordran? Corroded King Greataxe. Eh sì, rovina di Lordran, esatto. Flagello. Ti levi, dai, fa qualcosa di buono. Cosa? Che danni fa sto coso? Che danni fa sto coso? Oh. No che non mi faccio colpire. Assolutamente no. Dovrei farmi colpire. Ha bisciottato Soler. Ok, ok, ma ho sprecato così tanto. Ho sprecato anche il buff. Dai, ascolterò i consigli e gli esperimenti che mi chiedete nel New Game Plus. Ora gioco come giocassi la blind. È una blind, ragazzi. Non esiste, cioè, farmi colpire è fuori, cioè, è fuori dal mondo.
Grazie, Team Baldus. Ma proprio per la blind mi farei colpire. Non è vero, non lo farebbe nessuno. Perché dovrei... Perché farsi colpire da un boss in un Dark Souls, ragazzi? Non è una cosa logica. Ha shottato la mia summon. Quasi quasi mi faccio colpire, così vediamo se muoio anch'io. No, non si fa. Non è vero. Non è vero, ragazze. Soul of Ariames. L'anima di Ariames. Finivi nel quadro. È un dubbio lecito. Un colpo di un drago che ti spinge in un'altra dimensione è un po' una tirata. Anima di Ariames. Leggiamo l'anima. Used to relive memories. Anima di Ariames. L'ultima dei draghi eterni. Che dipinse un rifugio per i maledetti non voluti di Lordran. Ariames formò una tregua difficile con il Lord della Luce dopo lo sterminio della sua specie, ma scoprì presto il vero valore della promessa di un dio. Cavolo. Wow. Wow. Incredibile. Ok. Questa mod è sempre più magica. Ariames, l'ultimo degli Everlasting Dragons. Allora, no. Non voglio usare subito l'anima. Ho un piano in mente. Voglio... Oh. Interessante. Molto interessante questa cosa. È l'anima che ti porta da Ariames comunque. Non mi è chiaro se sia un qualche tipo di teletrasporto, cutscene o boss a farlo respawnare. Ma ancor più delle anime, a me mi interessano le umanità. Il mio vero interesse sono le umanità, ragazzi. Questa è la chiave di lettura. Per ora ancora neanche un Perry stasera, sì. Ok. Grazie.
check dell'ascia del drago, assolutamente, che è corrotta tra l'altro. Sì, 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 sì. Usciamo di qui e andiamo a dare un'occhiata. Sì, è corrotta, sì. Ah, è corrosa, non corrotta. Durante il combattimento allora devo aver letto istintivamente. È corrosa, non corrotta, ok. Corroded, ah. Ok. Ok, 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 ok. E allora ce la leggiamo adesso. Per ora ci tocca fare i giri lunghi qua. Il Lord Vessel è vicino ma lontano. Salvo che Guinevere non ci faccia una pernacchia. Oddio. Sarebbe bellissima una cosa. Avrebbe dovuto fare un lavoro pazzesco. Ma io l'avrei fatto. Io fossi in lui l'avrei fatto se possibile. Vi dico cosa mi piacerebbe vedere, però non dovete dirmi se è vero o no. Quello che dico io qua è un ragionamento da super veterano, proprio vet. Dovete stare muti però, eh. Come veramente, muti. Ecco, nel cut content, la nostra cara Priscilla aveva delle animazioni in cui stava stesa come Guinevere. Quindi magari al posto di Guinevere potrebbe averci messo Priscilla. E cambiando varie cose, ovviamente. Sarebbe molto figo. Avrebbe potuto sostituire il modello. Perché magari non puoi animare, ovviamente. Non puoi modificare ciò che c'è. Ma potrebbe... Cioè, era seduta, non sdraiata. Però sempre sul divano c'è. Cioè, poteva starci. Può starci il model swap. Può starci il model swap. Ma non è neanche detto che ci sia un'illusione in questa mod, ragazzi. Puoi fare come ti pare, cioè. Qui nulla è ciò che sembra, ecco. È una blind run all'interno di una run, capite? Allora. Però, prima di tutto, voglio curiosare in varie cose. Ascens Fortress. Datemi un secondo che lo facciamo. La prima cosa che voglio provare è utilizzare il nostro... Me la ricordo? No, me la ricordo l'ascia. Voglio solo farlo tra poco. Non voglio andare a Dan Orlando subito. Però... Fire, reinforce... Prima ho bisogno di... No, andiamo a Dan Orlando. E quando troviamo un falò... Ah no, c'è il falò anche a... Adesso vediamo, adesso ci penso. Allora, per prima cosa è arrivato il momento. Eh sì, c'è ancora il bosco, tra l'altro, che magari con l'anello si... Esatto. Comunque. Ok. Esatto. E la peppina santissima! Che male! Bambino, eh? Tesoro! Mamma mia che sveglia! Oh oh! Ok, glu, ma poi?
Ok. Ok, questa è fatta. Capite come questa puntata è praticamente connecting the dots? Ammazza l'attacco caricato, che male che fa. 310? È un botto. Contrattacco, baby! Avete visto? 434. Contrattacco in salto. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia, PogChamp. Tutto secondo i piani. Oh oh. Che male, che male. Che dolore, no! Allora, sto bene. Sto bene. Devi fare la tua mossa, però. Grazie. Ok. Fai un'altra mossa. Bravissimo. Ok. Ora la mia vigliaccheria è pronta. Ma non sei più duro degli altri. Ah, non sei infame come ha pensato di fare Dark Souls originale. Quella cosa è terribile. Lo sanno che tutti che è terribile, vero? Sì, ma... attacco in salto! Dai, che ho calcolato bene. No, che non ho calcolato bene. Ok. Perfetto. Due. Stiamo facendo una run che mi piace un botto. Oh, 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 oh. Come? Scusa? Questa è la... questa è la spada... è di Priscilla. 500 di... sanguinamento. 120 occulto. Questa daga trovata nella... nelle possessioni, negli oggetti di un Everlasting Dragon, viene dalla coda di tale... di una molto più giovane... di un molto più giovane ibrido. Il taglio alla coda sembra essere autoinflitto. Il suo possessore della coda. Si pentì della sua eredità, del suo retaggio? O semplicemente... o sperò semplicemente che la sua scoperta potesse nascondere la sua sopravvivenza? Priscilla... oh no. Ma quindi... oh no. No, Priscilla era un ibrido. Ma quindi il Gaping Dragon non è Ariamis. Il modder è riuscito a inserire persino la lettura del fatto che i draghi non hanno anima? È geniale. No, il Gaping Dragon non può essere Ariamis. L'abbiamo appena scoperto che non è Ariamis. Ha mangiato. Ah no, il drago è Ariamis, è vero. E ha mangiato Priscilla. È vero, no, stiamo confondendo Ariamis e Priscilla. Attenzione, ragazzi. Sono due cose diverse. Non è vero, Sith non ha anima. Assolutamente no. A Sith viene donata un'anima come oggetto, non come anima sua. Ok. È possibile che il Gaping Dragon sia il dipinto stesso? Bisogna capire un po'.
Allora. E quindi, qui da qualche parte, secondo me, potrebbe trovarsi il nostro caro amico. Allora, vediamo un po' se la nostra ascia... Corroded. Grazie, Lotti. E grazie a tutti ancora. Questa ascia grande, ok, una delle rare... si è formata dalla coda del rovinato, senza cuore, guscio, che... Holmes, come i fantasmi, mi sfugge. It's corroded, bro. Ah, ok, ok, vabbè. Infesta, grazie ragazzi, questo è semplicemente mio rincoglionimento. Ok. Allora, ci sono diversi luoghi dove, se il demone capra è salito fino a qui, potrebbe trovarsi. Una è chiaramente l'arena del golem, ci mancherebbe altro, non dico di no. Però sappiamo che ci sono altre arene. Io pensavo che potesse trovarsi in quella del gigante, ma se non è così, potrebbe essere in qualche posto infamissimo. Ok, lì non c'è. Forse là sotto. No! No! Allora. Allora. Torciere che potrebbe rovinare il salto in maniera incredibile. Succa. Ehi, la Peppa! Peppina! Ok. Demone capra. Perché questa è un'arena molto simile a quella del demone capra originale, quindi ce lo vedo a fare lo sgargiullo. Niente. Ok. Possiamo fare il level up? Yes, 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 yes. Ok. Il borgo superiore è un'ottima idea, in effetti, ma non so perché non ci ho pensato neanche un secondo. È che... E conoscendo, cioè... Ecco perché non ci ho pensato, è per il fatto che il modder ha creato un design. E quindi non ci sarebbe motivo di tornare al borgo superiore, capite cosa intendo? Salvo che apparisse subito quando abbiamo aperto lo shortcut, cosa che non poteva fare. Al borgo superiore ci siamo già stati. C'è già il toro, Però se non lo trovo qui potrebbe essere a Norlondo. Non può essere arrivato a Norlondo. Aia, 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 aia. No, sul ponte del toro mettere così. Cioè, così diventerebbe una boss fight segreta e... Per carità, può esserlo, eh. Dopotutto è opzionale nell'originale. Ha senso. Ha senso. Ha senso. Potremmo andare ad Anorlondo. Poi ci sono i gargoyle che potrebbero farci tornare. E io mi immaginerei tipo un passaggio segreto che ti porta lì, un teletrasporto nascosto. Però la moda ha dei limiti, non puoi fare niente. Non appare mica. C'è niente qua.
Vabbè, andiamo da Norlondo e... Cazzo! No, ma dai, ma vera... Ma dai! Ma no! Ma dai! Ma seri? Ah, giusto. No, sta cosa è infame! Sta cosa è infamissima! E sarà tempo anche questo? Mazza che range! Oh no! Ma è un treno! Ok, ok, giochiamocela senza scudo. Ah, questo range! Che fai, corre, oh! No, non andartene via! È proprio capriccioso. È proprio capriccioso. Ma è un threshold di HP? O è tempo? Porca miseria, ti odio. Ho avuto anche l'intuizione di doveri. È capriccioso. È capriccioso. Mannaggia. Mamma mia, oh, che bambino. Andiamo al falò e usiamo l'anima. Che bimbo questo demone capra. Il fatto è che se lo si pressa molto, se è a tempo, in questo tempo, lo si può sconfiggere, eh? Per questo ho dei dubbi. E se è riuscito a salire in alto, è comunque è un incantesimo che lo fa spostare. Ok, ragazzi. Pronti? Proviamo? 3 2 1 Vecchie memorie. No. No! Maledetto Dark Souls 2! What? Che è sta trappolona, oh! Boy! Mark of Stone. E la Peppa Peppina sbridulina sbrodolina. È un bonus della Madonna. È un pezzo giant sopra. È un pezzo giant massimizzato sopra. È
Sono i pantaloni di Havel, praticamente. Ah. Uno dei tanti handcrafted, vabbè, craftati a mano, dati a me. Ai figli, ai bambini di Ariamis il pittore, che spesso ebbe il bisogno di indurire, di allenare, di insomma insegnare ai loro cuori di resistere alla crudeltà fuori dal dipinto. I draghi erano chiamati eterni, ma in verità nulla è eterno. Il dolore meno di tutti, meno di tutto. Riuscirà un bravo fabbro dal gruppo del pittore, insomma, entrare in campo per rallentare il decadimento di questo mondo, oppure è destinato a marcire con tutto il resto? Artista generico? Skilled artisan? Non lo so adesso come sarebbe possibile tornare ad Ariamis a questo punto. Senza neanche un avviso che dare la bambola ti riporta fuori è un po'... È un po' tesa. Abile artigiano, esatto, sì, appunto. Sì, no, 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 è un retcon foreshadow di Ariandel. Assolutamente, assolutamente. Assolutamente lo è. E a questo punto... A questo punto... Io direi di andare ad Anorlondo. Perché senza il Lord Vessel è un pochino un pugno nello stomaco muoversi di nuovo in giro. Tutto molto molto figo però, eh. Tutto molto molto figo. Ah, non potevi restare dentro il mondo dipinto comunque, perché saresti scappato uscendone. Insomma, dando le spalle al drago. Ti avrebbe cacciato. Ah, ah, ok. Capra, capra. Che magari. L'ho appena citata la finestra. La foresta. Ok. Anche è forte sto capra, eh? O meglio, è resistente e forte. Effettivamente è un'avventura molto molto diversa, questa. È un lavoro pazzesco. È veramente pazzesco. È impressionante, eh? È impressionante. Porca miseria, sei impressionante. È la capitale di Anorlondo. The City of the Gods. Ok. Fatemi indovinare, non ci sarà il gigante stupidone lì davanti, vero? Che bella che è Anorlondo. Che magia che è il level design di From Software. E invece c'è il gigante stupidone. Ok. Ah, antipatico, eh? Mi stai dicendo che devo utilizzare i miei poteri?
il mio throwing knife. Non siete connessi come gli altri puzzoni, vero? Non è aggressivo neanche nell'originale. Cioè devi avvicinarti molto di più. Oh oh, ho sbagliato per un pelo. Posso? Posso insistere? Ti posso passare sotto le gambe? Ah, 2700 anche tu. Dai, è lo scudo perfetto. È lo scudo perfetto per chi ha l'anello della difesa. Carino. È vero, potrebbero esserci descrizioni delle statue come. No, niente. Il nostro caro Ornstein. Però è vero, non ci sono le nebbie arancioni qui. Che spettacolo. Che spettacolo, è vero. Quante opportunità, quanta magia. Cavolo. Wow, che bastardo. Well, welcome. If you seek Lord, exit here. If you are the chosen one, what follows there are? What is it? What am I? If the bonfires, they are linked to, yet never shall the keepers of these flames meet. Parlane a Tanimura. If you require rest, that. Grazie a tutti, eh. Nice. Confuso? Mazza, sei duro te, eh? Non lo sei. Ok. Nessun mimic, eh? Sorcery, magic weapon. Magic weapon. Ci stiamo avvicinando a Sith. Sono molto curioso di capire qua che succede. Già. Che succede qui? La curiosità è estrema. Oh. Già. Se uno si mette l'anello qui è nei guai, eh? Ho rollato un po' tardi, sì. Bell hitbox. Ah, il potere delle colline. Ok. Wow, ragazzi, wow. Ha! Infamone. Dovevo mettermi l'anello d'oro contro di lui.
Soul Spear. Poter entrare qui è molto affascinante. Ma guarda un po' chi c'è. Questa cosa è fantastica. È un foreshadow bellissimo. Bravo, sei qua. Dicevamo, l'abbiamo fatta apposta. Dobbiamo depositare una marea di roba, eh. Aia, avido. Eh vabbè, si chiama avidità per un motivo. Volevo ucciderlo troppo in fretta, vero? Dai, su. Grazie, vecchio amico. Mi sa che con i cristalli è meglio la nostra arma più 5, eh? È bellissimo il fatto che ti mettano un anticipo del fatto che Sith è in grado di utilizzare gli incantesimi di invisibilità di Ulassil, perché a loro li ha rubati. Leggiamo anche l'elmo del gigante, sì, e ovviamente pernacchia cosmica, vero? Pernacchia cosmica. Allora, per un po' dovremmo evitare troppi rischi. Questo è un luogo molto pericoloso nell'originale, figuriamoci qui. Per una build tank io ho sempre preferito il set dei giganti, però dà meno equilibrio, per quanto in realtà l'equilibrio sopra il 76 non è esattamente ottimale. Ma guarda un po'. Guarda un po'. Salve, signori. Ehi là, guardate un po', ha fatto aggrare... Avete visto? Ha fatto aggrare l'incantatore fin da qui. Ok, mazza le anime. Vediamo un po'. Eh già, ho fatto bene a fare un'arma di fuoco, vero? Volevo vedere qua con la nostra cara accetta. Oppure la katana. Lo so, il Lord Vessel dovrebbe essere dietro l'angolo, ma per qualche ragione un lato di me non resiste. C'è questo meccanismo del fatto che... del fatto che questo percorso non dovrebbe essere accessibile qui. E la cosa mi dà... un'ispirazione pazzesca per dargli priorità. Furbone. D'altronde fa anche parte di un roleplay, no? E se io non volessi la rivelazione di Gwyn? È tutto parte di un piano, no? Bell'equilibrio. I cristalli sono tosti, lo so. Ok, ora dovremmo essere molto più al sicuro.
certo è che il vero motivo per il quale sono qui è scoprire se c'è stata la grande idea di obbligare il giocatore alla morte. Un cambiamento di questo tipo sarebbe una delle cose migliori che può fare questa mod. Uno dei più oggettivi, secondo me, difetti di Dark Souls. Certo che si può cambiare. Nel momento nel quale mi hai costruito le cose che ho visto in questa mod, puoi anche togliere Sith da lì. Ne sono certo. Oh. Figa. Egg vermifuge, ok. Oh. Guardatelo. Ho voglia di fare una cosa. Ah, c'è un... No, no, voglio fare una cosa, sto giocando. Ci ha messo una vita a entrare, però. Ci ha messo una vita a entrare. È vero, che ci vuole un po', però... Oh, Great Magic Weapon. Nice. Peccato, a quanto pare non è così ottimale. E per fortuna... No, non quattro colpi, ragazzi. Gli ho dati molti di più. Di quattro. Non è che devi darglieli di fila per far entrare il sanguinamento, ragazzi. Okay. Nessuno scrigno. Allora, stiamo molto attenti. Ah, è vero, l'ho rotto l'anello del sacrificio. È vero, è vero. Dobbiamo ancora esplorare un po'. La mia curiosità mi sta... Dobbiamo fare il giro sotto le scale, lo so. Avete ragione. Però... Per me questa è una priorità incredibile. La curiosità è troppa. Potrebbe veramente esserci il demone capra qua dentro. Siamo in alto, dopo tutto. Siamo in alto. Non ho ancora trovato un falò, cazzarola. Magari è sotto la scala. Sì, posso uscire dalla nebbia. Però giustamente se c'è la nebbia... Vuol dire che qualcosa dentro c'è. Ed è già per me una risposta abbastanza importante. Allora. C'è un golem. Ah beh, in effetti fa male anche lui, eh.
Falò. Ma che? Zero interesse. Solve Pyromancer. Ok, allora piuttosto che fare l'avido, qui conviene fare un'operazione più logica. Allora. Allora. Ventotto. Uccidiamo qualcosa. Non starò ancora a lungo, in effetti. Un quarto d'ora circa. Guardato ovunque tranne dove c'era il falò. Mannaggia. No, posare le armi adesso è uno spreco di tempo. Lo faccio tranquillamente la prossima volta. Magari prima di cominciare la diretta. Non c'è problema, ragazzi. Abbiamo controllo. Ok. Detto questo, sera niente stream. Se mi seguite su Telegram, queste cose le potete scoprire anche con giorni di anticipo talvolta. Riesco, quando posso, riesco a informarvi molto bene. Ma smetti. Ok, per fortuna Ciccio Pasticcio Spinoso non respawna. Ma che ci faccio con Curse Spite Ring? Cioè, se dentro c'è Sith devi morire, devo morire. Altrimenti potrei aumentarmi l'umanità, eccetera. Quindi se c'è dentro invece il Capra, come sorpresa, potrei affrontarlo e non dovermi cambiare a fare un ring swap. Stavo leggendo la chat. Perché il modder wants to fuck so much with veterans? Cioè, mamma mia, oh. Oh, ma state tutti in una favola. Oh. Whispering Halls. Lasciatemi stare.
Non c'ho la pazienza. Succa. Ok. No, ma non volevo necessariamente sedermi. Volevo soltanto accenderlo. As a reminder. Allora. Come siete resistenti al taglio. Allora. Vediamo un po'. Gambe in spalla. Suka. Ok. Non ti darò soddisfazione. E quindi... l'obiettivo è salutarvi. Questa è la fine della nostra serata, purtroppo. Siamo davanti a Donor Londo. Abbiamo bocciato il percorso di Sith. La prossima cosa sarà andare verso Donor Londo. O meglio, la sua cattedrale. Da quel punto in poi cominceremo a pensare a come uccidere questo drago immortale. Grazie a tutti, ragazzi. No, la Prepare to Die Again è mille anni luce indietro. A me proprio non è quasi mai piaciuta quella mod. È stata abbastanza meh. Molto, molto meh. Rispetto al mio gusto. Mo questa invece è molto più interessante. Molto di più. La Scorched è assolutamente al primo posto. Però questa è molto molto bella. Esatto, hanno obiettivi diversissimi, quindi non si possono mettere in comparison. Entra solo in gioco il gusto. A livello di qualità mi sembrano allo stesso livello, il che è incredibile. Alla prossima! Ci vediamo venerdì prossimo, non questo. Buona serata, ragazzi. Varior Nox.